Buonasera a tutti, da parte di Massimo Penso, buonasera a tutti i radio web ascoltatori. È appena terminata la partita Spal-Roma con un risultato netto di 3-0, la partita che non ti aspetti da una Roma che solitamente alla vigilia di partite di Champions ha sempre fatto delle prestazioni molto, diciamo opache, come è successo con la Fiorentina e con lo stesso Bologna. Invece oggi la Roma ha dimostrato grande forza, grande carattere e ha dimostrato soprattutto una grande condizione atletica. Giocatori che sembrava giocassero di notte e d'inverno e non con un caldo di 30 gradi. E soprattutto credo che ci sia da mettere due giocatori che sono fondamentali per la Roma, Nainggolan e Strootman, che sembra abbiano ritrovato la loro condizione atletica, la loro giusta cattiveria agonistica. Fondamentali per la partita con il Liverpool, perché sono due giocatori straordinari e determinanti per il centrocampo della Roma. Finalmente c'è stato il primo gol di Schick, era ora, e fino adesso non era riuscito a dimostrare tutte le sue capacità. Non che sia uscito fuori dal turno, ma io credo che sia soprattutto una questione di testa di questo ragazzo, perché ha dimostrato di avere una grande qualità e dei grandi doti tecniche. Ed oggi l'ha dimostrato ampiamente per diversi tratti, anche se ha commesso diversi errori. Sono soddisfatto perché questa partita era da me ritenuta tra le più difficili, o almeno una delle più difficili delle ultime cinque che sono rimaste, addirittura più difficile di quella che ci sarà con la Juventus a Roma, perché in quella partita allora la Juventus potrebbe essere già campione d'Italia se domani dovesse vincere con il Napoli. La Spal nelle ultime partite non aveva mai perso, aveva fatto nelle ultime sette credo che abbia subito, abbia lasciato, mantenuto intatta la porta, inviolata la porta per quattro volte, quindi non subendo gol per ben quattro volte. Aveva pareggiato a Ferrara con l'Inter 1-1, aveva pareggiato con la Juventus 0-0 e all'inizio del girone di andata aveva perso 3-2 col Napoli solo negli ultimi minuti, dopo avergli fatto due gol. Per cui questa prestazione della Roma credo che ci debba dare e delle buone sensazioni, soprattutto in vista del Liverpool, e anche perché sappiamo che il Liverpool è una squadra molto forte in attacco, ma in difesa non mi sembra che sia una squadra impenetrabile. La Roma in trasferta è una squadra straordinaria. Nelle ultime 24 partite di campionato la Roma ha fatto 17 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta a Torino, quindi questa la dice tutta. Adesso siamo pronti per il Liverpool. Buona serata a tutti da Massimo Penso.